Tra qualche giorno l'Italia dovrà consegnare i suoi piani di bilancio a Bruxelles per il consueto esame della Commissione europea. È in corso da settimane tra Roma e la Commissione, appunto, una trattativa che riguarda la flessibilità. Che cos'è la flessibilità? La flessibilità vuol dire che l'Italia chiede che nelle cifre del nostro bilancio non vengano conteggiati ai fini del patto di stabilità alcune spese. Nello specifico l'Italia vuole che non siano conteggiate le spese che il nostro Paese deve sostenere per l'accoglienza dei migranti e adesso delle nuove spese che sono quelle impreviste che ci sono state, che ci saranno per la ricostruzione delle zone terremotate. La Commissione chiede al nostro Paese di tenere il rapporto deficit-PIL all'1,8, molto al di sotto del 3% tipico del patto di stabilità, questo perché il nostro Paese ha un debito altissimo, oltre il 130%. L'Italia dice no, non ce la facciamo con queste cifre, non ce la facciamo a causa di queste spese, vogliamo il 2,4. Tra l'1,8 e il 2,4 la differenza è troppo forte. Ieri Moscovici ha detto giocare con le regole non è possibile, flessibilità sì, ma non scherziamo con le regole. Padoan oggi ha risposto qui dal Consiglio Ecofin in Lussemburgo, noi non giochiamo con le regole, ma abbiamo queste spese straordinarie. Si pensa che si potrà trovare un punto di accordo intorno al 2,1%. Per l'Italia sarebbe un buon guadagno rispetto ai limiti previsti dalla Commissione. Per la Commissione dovrebbe dire cedere un po' sull'austerità e poi dovrà voler dire anche aprire una trattativa con i paesi, i cosiddetti falchi dell'austerità, che dovranno accettare questa flessibilità ulteriore per il nostro paese che già ne ha ottenuta molta in passato su investimenti e riforme strutturali. La battaglia non è soltanto una battaglia che si limita a questa flessibilità adesso, ma che è un po' una battaglia per allargare le maglie dell'austerità in Europa e l'esito non è scontato.